Bentrovati amici telespettatori del Sasso nello Stagno, ultima puntata dell'anno per parlare di beneficenza. Partiamo dal caso di Ferragni, di Chiara Ferragni e della beneficenza fatta con le uova e con il pandoro, per parlare poi di beneficenza vera. Vi fidate a farla e soprattutto a chi la fate? A persone che conoscete personalmente, oppure vi affidate anche magari associazioni a livello nazionale di cui comunque vi fidate? Questo nel Sasso nello Stagno di oggi da Lovere. Stiamo raccogliendo pareri e opinioni sul caso Ferragni. Non l'ho seguito. Neanch'io l'ho seguito, sinceramente, non mi sono proprio interessata. Non hai sentito del caso appunto della beneficenza? Ho visto i titoli sulle pubblicazioni, ma non ho approfondito davvero, quindi non cosa ne pensi appunto, non dico del personaggio, ma di queste raccolte fondi? Tu hai fiducia quando fai beneficenza? Purtroppo no, non ho fiducia, perché non so davvero dove vanno a finire questi soldi. Il dubbio ce l'ho sempre. Quindi sei un po' restia? Sono un po' restia, sì. Ma anche magari con persone che conosci, con associazioni del luogo, non lo so. Con associazioni a livello... un po' meno, però il dubbio mi rimane sempre. Ma. Quindi non si sa se i tuoi soldi poi alla fine vanno dove devono andare. Esatto. Ok, grazie mille. Niente. Ciao, buona giornata. Non so se hai sentito il caso della Ferragni, della beneficenza. No. Mi dispiace, no. Non hai seguito niente? Non ne so nulla. Ah, ok. Sai chi è? Sì. Magari sei follower. No, mi dispiace. So solo che è la moglie di Fedez. Ok, per il resto non la segui, non ti interessa niente. No, no. Okay. So che produce trucchi cosmetici. Nient'altro. Ok. La beneficenza. Tu la fai? No, okay. Perché non lavoro ancora. Stiamo facendo un sondaggio, non so se conosci il personaggio. La Ferragni. Hai sentito la vicenda di questi giorni? Sì, ho sentito qualcosa, ma sono cose che non mi interessano. Cosa ne pensi? Potrebbero fare a meno di dirle quelle cose, secondo me. Dopo non so di preciso cosa abbia fatto, però di quella della pubblicità del panettone. Sì. Soprattutto che ci sono altre cose più importanti, penso, da dire prima di... Quindi tu non sei follower? No. Non segui? Niente, tecnologico proprio no. Cosa ne pensi di questo mondo degli influencer? La carità, se la tengono sotto controllo può anche andare bene, ci sono certe probabilmente che vanno al di là, non lo so, adesso di preciso, perché non è che me ne intendo proprio, secondo me, dopo. E il mondo della beneficenza? Come lo vedi, come lo inquadri? Ma se vai veramente in beneficenza, sì, va bene. Fatate che adesso non so se ci credo proprio neanche in quello lì. Quello lì fu probabilmente il fatto che tanti mi sa che... Però, ripeto, io quando la faccio, se la faccio, la faccio perché voglio farla di là, dopo, per lo scopo, che dopo se loro sono disonesti non lo so. E tu doni anche magari associazioni che non conosci direttamente o solo a chi conosci? No, probabilmente a chi conosco, quando lo faccio... Mi conosco più o meno, dopo la sicurezza che vanno tutti lì non lo so, però di quelle che conosco. Certo, beh, di fiducia insomma. Sì. Certo. Chiara Ferragni, ma conosci? Sentito dire, ma cos'ha? Il caso della beneficenza non troppo alla luce del sole, diciamo. Ma uova di Pasqua, che adesso siamo a Natale, sì. Non saprei. Questo è il caso dell'anno scorso, insomma, avevano fatto questa campagna pubblicitaria per raccogliere i fondi e poi i fondi effettivamente sono stati gran piccola cosa, insomma, non è stata questa beneficenza alla luce del sole. Cioè che è stata una cosa falsa? Tu ti fidi della beneficenza fatta dagli influencer? No, non molto, ecco, non molto. Perché guarda, vedevo queste foto su internet, sì. E io ne avevo sentito parlare, allora avevo chiesto a mio marito chi era, perché non era la moglie di Fedez, no? Ma sinceramente ci credo poco in queste cose. Quindi se non sai chi era vuol dire che non sei neanche follower, non segui quello che fa? Poco, no. E se proprio come dice lei non è la luce del sole, non... Insomma, ci credo poco, ecco.
Quindi non sei una che compra i vestiti che mette lei, che si trucca come si trucca lei? Assolutamente no. Cosa ne pensi di questo mondo degli influencer? Ma che è tutta una... non lo so... Non mi viene il termine, ecco. Cioè una cosa inutile, ecco, perché ci vorrebbero i lavori più... come si dice, più... quelli, utili, okay. Più utili, ecco, non mi veniva il nome, più utili, ecco, queste sono tutte stupidate per me. Ok, il lavoro dell'influencer per te non è un lavoro? Assolutamente no, no. E per quanto riguarda invece la beneficenza, tu la fai? Io? Ma E se sì, con chi conosci, con chi non conosci, allora, ti fidi un po' di tutti? Io la facevo, adesso non mi arrivano più, però io la facevo per gli animali, la facevo per il WWF, per la LAV. E quello penso di sì, però la cosa più sicura, se una, dato che sono un animalista, se vuole proprio essere sicura, potrebbe darlo ai canili, ecco, quelli si è sicuri, quelli, ecco, ai canili si è sicuri, perché è sempre WWF LAV, sì, davo qualcosina, sempre sperando che, però di solito penso che sugli animali magari la cosa un po' cambia, ecco. Quindi direttamente al canile? Uno sì, ecco, se uno, dico, amici animalisti, chi mi sente, se volete fare della beneficenza agli animali, sicure, dateli ai canili, ecco. Chiara Ferragni? Sì, sì, no, ho sentito solo col giornale, ma non lo so bene io. Ah, non la conosci bene? Sì, sì, però lo so, visto col giornale un po' di, ha fatto qualcosa, incidente, quelle cose lì. No, è questione di pubblicità non troppo alla luce del sole, diciamo, un po' raccolta fondi non troppo... sì, sì, capito. Posso chiederle il suo parere sul caso? Sentiamo, beneficenza? Cosa dice? Dico che lo Stato dovrebbe attivarsi un po' di più, non aspettare questi personaggi. Poi. Ha sentito in questi giorni parlare del caso di Chiara Ferragni? Sì, ma non mi interessano quelle cose lì. No. Lei fa beneficenza? Sì. L'ha fatta magari anche lei acquistando? No, assolutamente no. Quindi non si fida delle raccolte fondi promosse da questi influencer? No. Io non guardo neanche gli influencer perché non ho neanche Facebook e non ho neanche Twitter. Poi siamo quindi... vaccinati, quindi influencer... Oh, l'influencer proprio quelli zero! No. Non ci prende proprio. Fate beneficenza. Qual è la sì. Notizia? UNICEF. L'Airi, la Save the Children e poi cos'è quell'altro? Ci sono 4-5 che facciamo. Teleton. Basta, okay. Quelli lì. Quindi associazioni. Associazioni. Noi facciamo quelle robe lì. Poi ne abbiamo una alla volta che doniamo una volta all'anno per i bambini, quindi più di così. Certo. Quelle robe qui no. Sempre con la fiducia che ciò che date vada a finire dove serve. Vada a buon fine. Certo, vada a buon fine. Se non abbiamo fiducia, ragazzi, allora è inutile che stiamo qui a... Noi lo facciamo, a anche perché ci sembra giusto. Dopodiché, se c'è qualcuno che ne approfitta, saranno fatti loro, ne risponderanno loro. Noi facciamo il nostro dovere. Certo. Cosa ne pensi di questo mondo degli influencer? Niente, perché non mi interessa, quindi non trovo che sia una cosa assurda, che tutti vadano a vedere quelle persone lì, proprio... Non è la vita reale quella, quindi bisogna vivere la giornata con quello che c'è, non andare sul telefono a guardare quello che fanno gli altri. Chiara Ferragni. Hai sentito del... Posso parlare di d'altro, abbiamo ben altri problemi, guardi, no, veramente. Hai sentito il mi caso... rifiuto di parlare di queste stupidaggini quando ci sono guerre e la gente sta male, mi scusi, ma veramente mi rifiuto. Eppure, questo visto il mio parere, distrazioni di massa si chiama, per non pensare a altri problemi. Chiedo solo se ti fidi di fare beneficenza. Io mi fido, io ho un'associazione che fa raccolta di fondi, quindi... Però... Si può nominare l'associazione? Associazione Angelman. Di cosa si occupa? È raccolta di fondi per la ricerca sulla sindrome di Angelman. Ok. Noi siamo per la trasparenza, abbiamo fatto questa scelta per cui tutto è dichiarato, tutto è trasparente, sia sul sito che sui social. Come si può appunto essere trasparenti? Come si fa ad esserlo? Dando sempre le informazioni dove vanno i soldi sostanzialmente, quindi questo è importante. Quindi non può esistere una cosa come quella di cui purtroppo abbiamo letto in questi giorni? C'è stato un errore di comunicazione sicuramente, bisogna stare attenti, è fondamentale questo, però ecco sulla
Bene, bene, bene. Okay. E come stanno andando le raccolte fondi? C'è tanta gente appunto che vi chiede. Sì, sul territorio sì, noi copriamo il lago di Iseo, la Val Camonica, e siamo riusciti a creare una terza borsa di studio in Olanda e quindi è andata bene. Bene. C'è grande sensibilità qua sul territorio. Della serie, il fatto di essere sul territorio e ti conoscono è una cosa importante secondo me. Quando quello che ci hanno detto tante persone, sì, appunto la diversità appunto di donare a chi noi da subito, commercialmente un po' ovunque, social o non social, invece chi agisce proprio sul territorio. Sì, è una garanzia in più, dopo non è che chi lavora su più ampio raggio magari lavora benissimo anche loro, ecco, però magari uno si fida di più di chi conosce di persona, ecco. Benissimo, la raccolta fondi continua sempre tutto l'anno? Sempre tutto l'anno, sì. Ok, informazioni dove? www.associazioneangelman.it. Il caso della Ferragni? No. Della pubblicità? No. Della raccolta fondi un po' farlocca? No, non hanno sentito. Sono romena, però non hanno sentito. Okay. Lei fa beneficenza? Faccio badante. Ah, ok. Grazie, buongiorno. Un bel lavoro. Beneficenza? Eh. Cosa ne pensi? Di chi la fa vendendo uova e poi, insomma, o pandori? Bisogna vedere bene come stanno le cose. Sentire le due campane. Bisogna parlare con lei. Beh, lei dice che c'è stato un errore di comunicazione, che non è proprio come sembra. Può anche essere, se ha riparato pagando, buono. Se non l'avessero presa con le mani nel vasetto della marmellata. Avrebbe dato lo stesso il milione di euro di cui si parla. Le ponca sì, quando che ti schiscio il cile che gira. Tu lo segui il mondo degli influencer? No. Cosa ne pensi di quelli come appunto... La nuova moda, il nuovo lavoro. Però... io non lo seguo perché non mi interessa, capito? Per i giovani, tutta una cosa per i giovani. Anche perché i giovani troppi studiano e pochi lavorano. Tutti vogliono fare l'influencer. Potrebbe fare o cacci ingegnere influencer. Mara Laura Morghi. Ecco. Capito? E della serie Beneficenza, il capitolo? Beneficenza, in che senso? La fai, non la fai? Sì, faccio personalmente. Ok. Personalmente, do... Con chi conosci, con... No, anche se non conosco non è un problema. Ti fidi un po'... di chi ti fidi? Vabbè, di chi ha bisogno, io vado. Se posso, do. Aspetta che ti mettiamo in parte. Certo. Quindi non è necessario che tu conosca direttamente chi fa la raccolta fondi? No, beh, sulle raccolte fondi c'è qualcosa da dire, nel senso che non è che mi fido poi tanto. Invece se vai direttamente alle persone, vai tu, dai. Ah, ok. Sai che hai dato, certo. Se hanno bisogno, usufruiscono, no? Okay. Quindi raccolte fondi in generale invece sei un po' più dubbioso. E insomma, anche lì è un po' un casino. Non pensi che tutti i soldi che vengono donati vadano a finire? Non credo proprio, la vedo molto dura. C'è un attimo di pubblicità e poi torneremo di nuovo per parlare del caso Ferragni. Cosa ne pensi della beneficenza qui? L'influencer, hai sentito il caso della Ferragni? Non l'ho sentito, sinceramente non ho seguito bene la storia. Tante pubblicità, panettoni, uova di Pasqua e poi alla fine la donazione in beneficenza. Non è arrivata? Le briciole. Non è arrivata. Ma non seguo poca più roba. Perché non ci credo più a nessuno di quella gente qua. Noi stiamo chiedendo proprio questo, se la gente crede appunto alla beneficenza fatta... Da no, no, questa nomi. Qua poi così qualcosa diceva, ma ha fatto su un casino anche con la Meloni e così, non so come... Ne ha parlato anche lei. No, ecco, non ho capito bene, non l'ho seguita bene la storia. Ma il fatto di fare beneficenza, tu la fai in qualche modo, con chi conosci, con chi non conosci? Sì, la fai con chi conosci, ma questi qua non so che personaggi sono, cosa fanno, quando si svegliano la mattina, decidono loro quello che vogliono fare. Non saprei cosa dirti. Quindi non ti fidi? No. Meglio... Ti ho detto che non mi fido più di nessuno. Ma neanche dell'associazione del paese, gli alpini di Lovere, non lo so. No, io sono un po' ex pompiere, quindi penso appena essere pompiere e basta. Con loro magari sì. Sì, se, sì, se i pompieri facessero una raccolta fondi allora... No, no, loro l'hanno sempre fatta qualcosa. Possibilità, quello che riuscivano, facevano. Quindi... Dai vigili del fuoco c'è da fidarsi. Stiamo facendo un sondaggio sulla raccolta fondi, beneficenza. Ha sentito... Sì, cosa c'è da dire su queste stupidaggini? Stiamo perdendo del tempo in stupidaggini del genere quando i problemi sono altri. E purtroppo è un caso che... sai quante persone ci hanno creduto
la cosa che mi preoccupa è proprio questa, che la gente creda a queste cose, che la gente creda a delle stupidaggini di questo tipo, mentre le cose serie volano via. Noi stiamo chiedendo proprio quanta gente ci crede, lei non ci crede. No, assolutamente, no. Ringrazio. Ma lei crede alla beneficenza? Certo, io faccio beneficenza. Ah, ok. E come sceglie di farla? Dunque, noi abbiamo, sia io che mia moglie, facciamo della beneficenza, come si dice, a dei ragazzi africani. Ah, ok. Con fiducia, ma attraverso persone che lei conosce personalmente? Attraverso persone che conosciamo. E quindi è sicuro che il suo aiuto... Vanno, i soldi vanno lì. Okay. Sono sicuro che i soldi vanno lì. Non lo fa comprando il panettone? No, assolutamente. Guardi, il panettone, il panettone... Con le uova di Pasqua. Esatto, il panettone, cioè, va bene che i comprino, eccetera, però ecco che una guadagni un milione perché fa un influencer, fa vedere che sta vendendo ste panettoni, mi sembra proprio veramente che anche le ditte siano un po' fuori di testa a dare un milione a una persona che perché chi è poi questa, che cosa ha fatto? Spiegatemi che cosa ha fatto, cos'è una brava attrice, una brava... Ci si poteva immaginare negli anni 60 che... E poi nel futuro sarebbe nata una professione come quella dell'influencer. No, assolutamente, assolutamente. Io che mi trovo ad avere 73 anni, non mi sarei mai immaginato che una che propone del panettone e delle uova arrivi a guadagnare così tanti soldi. Ha sentito parlare... Oh, mamma mia, lasciamo perdere. Lei non ha comprato il panettone, il pandoro della Ferragni, le uova di Pasqua? No, non ho proprio comprato niente. E comunque è una cosa vergognosa, se fosse vera, eh? Dice che non è vero quello che hanno raccontato i giornali. No, vabbè, io non credo che arrivino a tanto, però sai, bisogna sempre mettere, capito? Lei fa beneficenza? Si fida come... Sì, nel mio piccolo sì. Non acquistando queste cose appunto proposte dagli influencer? No, anche per... Non mi lascio influenzare da certe persone, sono proprio piccolini quelli che si lasciano influenzare. No, lascia stare. Dimmi lascia la stare. Tua, dai. Lascia stare. Perché tu sei un fan deluso, no, di la verità. No, lascia stare, lascia stare. Cambiamo discorso, non entriamo in questi particolari. Non è triste appunto che vengano utilizzati anche degli ospedali per bambini, eccetera, per sto giro qua? Altro che, come si dice, la sua immagine che mette in evidenza. Dopo basta, lasciare dei soldi sarebbe ideale, ma li prendono appena loro. E quindi in pratica a chi dovevano andare i soldi veri sono andati le briciole? Sì, altro che, forse che neanche le briciole. E dopo con la gente lì sarebbe tutte da... Oh, da sentito dire, però io non... Il mestiere dell'influencer, cosa ne pensi? No, lascia perdere, lascia perdere. Niente, dai, non ho questioni da dire. Dai. E invece questione di beneficenza? Altro che. Si fa? Non ovviamente, immagino. Io faccio volontariato, pensa un po'. Anche quella è beneficenza. Certo. O loro che hanno la possibilità, hanno anche l'immagine da sfruttare, ma non lo fanno, solamente a parole. Fatti dopo, quelle che dicono i giornali, e dopo non lo so. Ma invece la beneficenza si fa attraverso delle persone che si conoscono o tu ti fidi anche se non conosci chi promuove la raccolta fondi? Bisogna vedere chi la promuove, perché ce ne sono anche che sono i filibustieri e ci giocano dentro. Per me, dopo, è sempre... Quindi non tutta quella che è spacciata come beneficenza, secondo te... È non beneficenza vera? Secondo me sì, non è reale. Non è reale. E magari anche dopo questo caso continuerà la gente a fare beneficenza o si fiderà? Sì, ce ne saranno, sì. O si fiderà un po' di meno? Ma, questo non lo so. Comunque, ma, secondo me no, ce ne sarà ancora che la faranno la beneficenza, altro che. E dopo magari non si lasciano influenzare di quello che c'è in giro. Lei non ha bisogno di truffare le persone con tutti i soldi che si frega. Questo è il discorso. Eppure l'ha fatto. Ce lo facevamo noi, ci portavano direttamente dentro. Magari lei ha comprato anche il pandoro, ha comprato anche l'uovo di Pasqua. Non ho mai comprato niente, perché significa far via, arricchire questi signori. E c'è molta gente che ha bisogno. Quindi non quelli si fida. Quelli sono più morti di fame di noi. Non si fida quindi di queste raccolte che fanno questi influencer? No, non ci credo. Uno non si arricchisce così.
qualcosa di illecito c'è sempre. Scusate che noi piccoli ce lo fanno così, e i grandi che hanno i soldi no. Questo è lo Stato italiano. Hai capito? L'ho vissuto sulla mia pelle, ecco perché lo dico. E il mondo degli influencer, cosa ne pensi di queste persone? Non lo so che dire. Certo, noi siamo cretini che li facciamo guadagnare. Noi dobbiamo andare a lavorare e lavorare magari per 40 anni se riusciamo ad andare in pensione. Questo è altro che pensione. 40 milioni l'anno guadagna, senza far niente, per un click. Capito? E del discorso invece beneficenza, tu la fai? Allora, la beneficenza io sono d'accordo, ma non a questi livelli qui. Non si fa niente per niente, si ricorda. E con chi si fa beneficenza allora? Come fai a sapere? Allora, se io ho qualcosa di mio, mi la do volentieri, se ha bisogno qualcuno. Questi ma come? Signori, attraverso persone che conosci? Certo, non ho la possibilità di farlo a quei livelli, certo. Sì, no, no, ma... Però ci credo nella beneficenza fatta, no? Come si deve, ma a questi livelli qua, quale beneficenza? L'abbiamo fatta noi, a lei la beneficenza. Ecco perché dico, non ha bisogno di fare queste cose, uno che guadagna 40 milioni l'anno. Questo è il discorso. Ha sentito del caso della pubblicità, chiamiamola farlocca? Sì. Cosa ne pensi? No, non esprimo la mia idea. Non ti fidi di fare beneficenza attraverso... i pandori, quelle cose promosse dagli influencer. No. Non ti fidi? No, non troppo. Ha sentito la beneficenza fatta, per modo di dire, dalla Ferragni? No, non ci credo io alla beneficenza di loro. Non ci credo perché di tutti quelli che hanno... Di quelli che hanno soldi... Non ci credo, mi dispiace dirlo perché non rinuncia nessuno ai propri soldi. Ok, quindi... Forse sbaglio, né? Beh, non credo proprio, visto come sono andate le cose. Esatto, esatto. Che i soldi sono andati più a lei che appunto a chi dovevano andare. Esatto. Ma basta. Fate comunque lo stesso beneficenza in qualche modo, oppure non qualche volta vi fidate? Sì. No, qualche volta sì, veramente. Quindi di qualcuno ci si può ancora fidare? Sì, di noi sì. Ok. Di noi povera gente sì, ma dai ricconi no. No, assolutamente. No. Quindi quando vede qualcuno di famoso che fa il testimonial... Per... No, non ci credo. No. Con troppi soldi che regalano. Almeno qualcuno. Ma non tutti. Qualcuno lo farà ancora, per carità, perché ma così... lei no. Quando senti che si lamentano, che prendono poco di pensione, impari a spenderli durante la tua vita, te li metti via. Cosa ne pensi? Cosa ne penso della Ferragni? Della querelle legata alla... Guarda... beneficenza farlocca. Ecco, guarda, io ti dico solamente che secondo me ha fatto un gran autogol per me. Ok, non doveva mettersi in certe situazioni se non sei in grado, perché queste persone qua che hanno un'immagine così, che riesce a trascinare tantissime persone, non può permettersi una cavolata del genere. Non lo può permettersi, né lei né suo marito. Ma dici che proprio no, all'insaputa? No. Quindi, secondo me questa. Adesso quello che sta uscendo da parte sua. Questa persona non muove niente alle sue saputa, credimi. Dove è arrivata? Quindi, non muove niente. Si sapeva come andavano le cose. Sì. Notizia del giorno. Mamma mia, scandalosa, diciamoci la verità. Molto scandalosa. Non ci posso credere. E poi cos'è che fa? Chiede scusa devolvendo il milione di euro. Che se non fosse uscita, ma voglio dire, ma il milione è quello che si è intascata con la frode, per cui voglio dire, se proprio vuoi fare un qualcosa di fatto bene, danne 5 dei milioni, ma tira fuori dei tuoi dei soldi. E poi comunque è da censurare, mi spiace proprio, ma è una cosa assurda. Così anche gli sponsor, ovviamente, una cosa orribile. Non è che questo caso magari faccia perdere anche un po' la fiducia nella gente a donare? Allora, la fiducia nella gente è già stata persa da tantissimo tempo, perché questo non è il primo caso, lo sappiamo anche noi, le varie truffe che ci sono in giro, per cui bisogna stare attenti, poi comunque non sono tutti così per fortuna, ci sono comunque degli enti comunque che devolvono, che sono anni, ma anche voglio dire ecclesiastici, anche non ecclesiastici, voglio dire quasi tutti che comunque sono affidabili, per cui no, voglio dire... È un mondo bruttissimo, bisogna stare attenti, bisogna stare accorti, però poi devolvere a persone che comunque ne hanno di bisogno fa sempre bene. Ecco, stando attenti però alle truffe. Certo, attraverso magari persone che si conoscono oppure
anche se non si conoscono, no, ecco, o indagare? Se non si conoscono, direi proprio di no. Sempre persone che si conoscono, comunque enti che hanno una storia dietro e che comunque hanno una certa solidità. Per cui si assicuri che quello che si devolve va a chi deve andare. Una roba di questo genere. Quindi in futuro non comprerai uova di Pasqua? Ma io come principio quello non lo faccio mai. Se devo devolvere qualcosa lo faccio di mia spontanea iniziativa, come ti dicevo, però a enti specifici, sì, e a cose comunque serie, per capirci. No, questo è una pagliacciata. E mi spiace anche che comunque venga strumentalizzato in un determinato modo, anche col giornali, con le televisioni, a volte facendola passare, no, ma però con delle scuse o qualcosa, lì è da censurare appunto a capo, ha sbagliato, basta, è da eliminare, non può essere un esempio. Poi non so, milioni di follower, io penso una roba di questo genere, cioè i ragazzi, ma anche gli adulti la guardano, comprano quello che compra lei per un insieme di storie, di marketing, roba di sto genere, e poi mi viene a fare una roba di... scandaloso. La conosciamo. E come minimo siete follower. Sì. Oh, beccate, beccate. Cos'è che vi fa seguire appunto la Ferragni? Un po' il suo stile, la sua popolarità. E devo dire che ci assomigliate pure. Grazie. Sì. Oh my God. Ma cos'è il vostro intento, magari il vostro obiettivo è diventare anche voi... Magari diventare così. Influencer. Magari. I suoi soldi. Ah, solo per quello, per sì. Il... Cosa ne pensate di questa scivolata che ha fatto sul caso della beneficenza? È andato un po' in basso, però può capitare nella carriera, dai. Quindi comunque la perdonate? Sì, la perdoniamo. Ma della serie avete comprato anche voi le uova? Sì, no. Io le avevo comprate. Ah, ok. Sì, sì. No, erano buone. Almeno quello. Ma l'avevi comprata per la beneficenza o perché c'era lei? Perché c'era lei. Però anche che vanno in beneficenza, comunque, punto a favore. Poi hai visto com'è andata a finire la beneficenza? Avete letto? Avete sì, sì. E in futuro? Se dovesse fare di nuovo, non so se lo farà, ma se dovesse promuovere appunto delle campagne di solidarietà, voi aderirete? Ma sì, dai, ci sta. Sì. Sì, sì. Continuerete a seguire Fedele? Sì, ma dai. Non l'ho mai seguita tanto. No. Cioè. Non è che della serie... Ma sì, infatti. È oro colato quello che racconta? No. Va bene. C'è ancora un attimo di pubblicità per il nostro Sassone allo Stagno, ma tra poco ancora interviste da Lovere. Hai sentito lo strano caso? No. Della Ferragni, sai chi è? No, chi è? Non lo so chi è. Ferragni... Non hai mai sentito parlare del personaggio? Mai. Okay. Quindi tu non segui gli influencer? No, niente. Oh. Come mai? Perché lavoro sempre e vado a lavorare 12 ore lavoro. Di mattina vado con buio, di sera torno con buio. Quindi chi lavora tempo. Tutto il giorno... Non ha tempo non di ha stare tempo. Sul telefonino? No. Okay. Mangi, fai qualcosa, già le 10, di nuovo vai a letto perché di mattina devi alzare presto, vai a lavorare di nuovo. Abbiamo giorno riposo solo sabato e domenica e andiamo in giro, quindi abbiamo poco tempo di... E sai cosa ti dico? Sì. Complimenti. Grazie mille. E buone feste. Buona giornata, grazie anche a voi. Ciao. Stiamo chiedendo se la gente ci crede, ha fiducia... In certe raccolte fondi che fanno personaggi famosi. Non mi sono interessato di questa cosa. Comunque fate beneficenza, non la fate, non vi fidate di farla? No, beneficenza la facciamo, però sì. non sono a conoscenza di questa certo. situazione. Attraverso chi la fa? Persone che conosce personalmente? Persone che conosco personalmente, sì. Parroci, anche i parroci. Ah, attraverso i parroci? Anche quello, sì. Attraverso invece raccolte fondi nazionali che magari... Non mi è capitato, però tramite i parroci sì. Lì ci possiamo fidare? Beh, io sì, conosco quindi. No, ha scelto la persona sbagliata. Ma c'è da fidarsi a fare beneficenza? Ha scelto la persona sbagliata. Chiedo solo se si fida... Sono una fan della Ferragni, quindi ha scelto la persona sbagliata. Perché la persona sbagliata? Infatti, visto che in tanti danno contro... Dico sempre che si può sempre sbagliare nella vita. Un inciampo ci può essere.
Quindi è stato un errore. Un errore. Ma fatto secondo lei in buona fede? In buona fede. O lei sapeva già tutto? In buona fede. Mm. Non può rovinarsi un impero così per una scivolata del genere. Quindi lei non sapeva che in beneficenza sarebbero andate le briciole, niente di più? Non penso. Ah. Ok, fiducia. Questa è la mia opinione, certo. Modesta opinione. Certo, perché una persona diventa fan di un influencer? So, la stimo per quello che ha creato, per le idee che ha avuto, per quello che ha creato. Ok. L'idea, la genialità. Con niente. La genialità dal di? Dal niente. Ma la genialità di? Di creare comunque un impero, di essere un'imprenditrice. Ok. Vabbè. Questa è la mia opinione. Certo, assolutamente rispettabilissima. Quindi continuerà nel caso promuova altre raccolte fondi, lei... No, magari mi accerto meglio questa volta. Okay. Le chiedo solo se fa della beneficenza. Sì, quella lì facciamo sempre gli asili, abbiamo asili, mica così. Oh. È l'unico settore dove puoi fare qualcosa, che noi abbiamo cosa a mangiare e vengono lì a prendere la roba buona. Ecco. Ottimo! Ma per la beneficenza va sempre fatta, è fatta bene. Cioè, ha sentito qua del caso degli influencer, dei famosi che fanno... No. Non segue... No, non segue il giornale, segue. Seguo quella signora lì, guardo la signora là come arriva. Però la beneficenza va fatta. Sì, la beneficenza va fatta per tutti. Quello che può farla. Okay. Deve farla. Argomento di oggi, la beneficenza. Voi la fate? Dipende. Dipende se so che va a buon fine, sì. Altrimenti è meglio evitare. Ma la faccio direttamente io. Quella della Ferragni andava a buon fine? Avete sentito il caso? Sì, ho sentito il caso. Tanti giri di soldi, di cachet, ma infine beneficenza vera. Come sempre. Come sempre. Sembra sia così. Sembra sia così. Vedremo come va a finire anche questa storia. Come le altre del resto. Secondo me è tanta pubblicità. E ci si domanda, ma ci dobbiamo fidare appunto a fare beneficenza in questi modi? Io sinceramente quando faccio beneficenza mi porto avanti e cerco di capire dove vanno a finire prima, altrimenti li do personalmente. Perché di associazioni ne ho viste tante. Ho avuto anche un'adozione a distanza, non le dico cosa mi è successo, vabbè, lasciamo perdere. Mi dispiace, ma dopo 6 anni la fotografia della bambina era sempre di quella, era sempre di 5 anni. E alla fine uno si domanda, ma i miei soldi che sono andati? Infatti, per quello che dico, se devo fare beneficenza li do personalmente, che so dove vanno a finire. Perché non parliamo poi di altre associazioni, non voglio fare nomi, ma è più la speculazione, la carta che buttano in giro e i soldi per mantenere i dipendenti che fanno questo lavoro che è quello che va a buon fine alla fine. Sì, sì, sì. E poi utilizzano spesso anche volti di personaggi famosi. Sì. Come sempre. È la prassi ormai. È la prassi. Ma il personaggio famoso secondo lei attira più persone a donare? Sicuramente. Sono forme quasi pubblicitarie, per cui alla fine... La gente è comunque sempre influenzata da queste cose. L'ultima intervista per l'ultima puntata dell'anno per il nostro Sasson allo Stagno. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito durante tutto questo 2023 e vi invitiamo ovviamente a seguirci anche per tutto il 2024. Grazie da parte mia, grazie anche a Vladimir Lazzarini per le riprese e montaggio del Sasson allo Stagno. Torneremo l'anno prossimo qui su Antenna 2 TV.